Ciao a tutti, nuovo video dedicato ai prodotti finiti di make-up del mese di maggio. Allora, come sempre, quadernino alla mano. Mi sono fatta resoconto prima perché oggi la giornata è un po' così, c'è un po' di luce che va e viene, quindi magari cerco di non fare swatches e parlo più che altro di prodotti finiti, che non serve poi fare chissà che roba. Magari mi mostro solo i close-up, quindi non è che ci sia tanto da lavorare come swatches. Però conterei di fare il video sui rossetti che andrò a utilizzare tra giugno e luglio. E quindi spero che un po' di luce, di sole mi rimanga, ma vedo nuvoloni di passaggio. Comunque, ritornando a noi... Piccola parentesi, mi stava entrando sempre una Vespa, quella con le zampe lunghe. Ho tirato giù la tapparella, la zanzariera, e non entra, mi rimane fuori, così non mi vedete mai saltare perché quelle mi fanno paura. Prodotti finiti di make-up di maggio. Nel 2017 ho finito 8 prodotti, di cui 2 prodotti accessori. Maggio 2018 ho finito ben, rullo di tamburi, 14 prodotti, tutti di make-up. Iniziamo subito, quindi sono proprio contentissima. Primo prodotto che mi viene tra le mani, il più semplice, una confezione di Nail Patch Art di Sephora, che presi in offerta a 2 euro, non ci ho dato più di 2 euro per queste cose. Non mi dispiacciono, mi faceva un bel effetto, tendono un po' a rompersi facilmente, quindi state attenti a come le prelevate. Credo che non le rivenda neanche più Sephora, perché non le ho più viste, era una moda di passaggio suo. Questa era la A21 Enigma Chic, molto carina da vedere. Che fare? Io ne ho un'altra di L'Oreal messa da parte, e poi dopo ho finito tutte le mie scorte di Nail Patch. Diciamo che è stato un prodotto che ho messo dentro per finire un prodotto di make-up in più, però comunque sono riuscita a portarle avanti una settimana intera quelle. Poi matita sopracciglia, la primissima che ho terminato, il primissimo prodotto anche del mese che ho terminato, di EM Makeup. Questo mozzicone qui, che non riesco più a temperare, però ho ancora un po' di mina e riesco a fare ancora uno swatch. Però vi dico, l'unica cosa che vi so dire è che a 36 mesi di PAO, forse era la numero 02 o 04, non mi ricordo neanche più di preciso, se ho una ripresa fatta quando ancora c'era del prodotto, ve la metto più che volentieri come close up. E che dire, non prenderò questa matita perché è molto morbida, è un marchio low cost, quindi molto abbordabile soprattutto per le ragazzine oppure chi non può permettersi di spendere una cifra per i cosmetici. Io preferisco altro. Non è che non mi piaccia temperare le matite, perché a me piace, ho ancora le Manga Brow che sto utilizzando, che quelle sono temperabili, anche se non mi piacciono, sinceramente, troppo morbide anche quelle. Però quello che non mi faceva più di tanto voglia di prenderla è che una è una colorazione abbastanza calda per me e si vedeva questo effetto finto sulle sopracciglia, ma poi tra l'altro mi sporcava tantissimo il fissante trasparente che utilizzo. E in più, secondo me, è troppo morbida la mina. Io preferisco sì che mi pigmenti, ma non che sia là che mi perda pezzi di mina sulle sopracciglia. Perciò l'ho utilizzata, costata poco perché mi sarà venuta dai 1 euro, 3 euro al massimo, recuperabile da Aomai, dai cinesi. È un marchio italiano perché avevo visto il sito internet, è fatto completamente in Italia, ma non andrò a riprenderla. Un prodotto per la cura delle labbra, che però io metto qui, burro cacao. Ho finito un prodotto di Puro Bio che vinsi in un giveaway, nel giveaway di Le Cose di Chicca, e la ringrazio per avermi fatto provare questo burro cacao. Vi lascio, non dico il link del canale qui sul pallino di informazioni, ma nell'info box sicuramente, perché nel pallino di informazioni voglio farvi girare un po' di video miei che non avete più di tanto guardato. Soprattutto quelli che hanno meno di 100 visualizzazioni, tipo i campioncini finiti, qualche look, così, anche comunque freschi, perché sono praticamente pubblicati da 1 a 2 settimane al massimo. Questo qui si chiama Chilled Lip Balm, è con mente peperoncino della Puro Bio, dermatologicamente testato contro il nickel, vegan ok, è un cosmetico organico. È conforme alla norma NTCB01, certificato dalla CB20, quindi dalla CCPB, anche questo, e ha 5 ml di prodotto, 12 mesi di PAO. Non so dirvi il prezzo, più di così non lo scavo perché mi rifiuto. Non mi dispiace come idratazione, però
Questo mi faceva lacrimare tantissimo gli occhi. E voi direte, ma diamine. Allora, innanzitutto vi apre le vie respiratorie. Cioè, questo va benissimo secondo me come balsamo quando avete il naso tappato dal raffreddore. Quello che a me dava fastidio è che io questo lo facevo, lo mettevo, era un ultimo passaggio mio, quando avevo già messo tutto il contorno occhi, solo che alle volte era così troppo unto, sciolto, che quando lo mettevo sulle labbra e lo toglievo mentre mi truccavo, le dita poi andavano a finire sugli occhi ed erano drammi, perché mi bruciavano tantissimo. E sicuramente non è un prodotto che io riprenderò sicuramente in futuro, anzi piuttosto prenderei quelli della linea permanente, normali, classici, quelli che non hanno questa profumazione particolare. Ne ho sempre uno che mi ha regalato le chicche di chicca della linea naturale senza profumazione, che quello è quasi a metà, anche quello tende a squagliarsi, a sciogliersi, questo però si era già tolto lo stick quasi fin da subito, mentre l'altro sto riuscendo a salvaguardarlo un po' nonostante il caldo afoso di Venezia. E ma sarei curiosa di provare quello di Anthos, perché è da un po' che lo vedo girare, che è una nuova uscita, quello mi attira tantissimo. Andiamo avanti con i correttori. Ho finito ben due correttori. Uno, per me è completamente inutile perché è solo illuminante, il Lasting Finish 25 ore Breathable di Rimmel, questo qui, che io ho anche tagliato perché se i prodotti non sono tagliati io non sono contenta, l'ho scavato fino alla fine finché era possibile, finché non mi si è seccato, ha il cushion, totalmente inutile secondo me, 24 mesi di PAO nella colorazione 100 Fair ed ha un quantitativo di 7 ml di prodotto, pagato 13 euro forse. Una sassata, non ve lo consiglio, illumina solamente, se non dovete correggere niente può essere adatto a voi, ma sinceramente io che ho da correggere sia un po' di borse, sia soprattutto il colore scuro delle occhiaie, assolutamente no, non ha fatto per me. Invece questo mi è dispiaciuto aver terminato, ma posso dire forse per la prima volta di essere riuscita a terminare un prodotto di una collezione limitata di Kiko, non dopo 100 anni dall'uscita di quella collezione, ma quando ancora è possibile recuperare questa collezione. Poi dopo, quando io pubblicherò questo video, sicuramente non si troverà più perché ci saranno già i saldi in azione. Che bello! Devo imparare a riuscire a utilizzare le cose che sono uscite in quel periodo, ma anche a pubblicarle in quel periodo. Che ne dite? Forse sarebbe una cosa ideale. Comunque ho finito della Soul Free di Kiko il correttore numero 01, quello rosato. Alleluia! Non perché mi sia dispiaciuto, cioè anche qui la Gè non si nega e vi fa vedere che ha scavato tutto. Sì, ho scavato tutto. Finiti un prodotto che aveva 6 mesi di PAO, erano ben 8 ml di prodotto, che non mi sono dispiaciuti, apprezzati di più con una spugnetta sul contorno occhi piuttosto che con il polpastrello e piuttosto con un pennello. La stesura migliore è stata con questa spugnetta piccolina per il contorno occhi. Altrimenti con gli altri due metodi un po' mi andavano a finire nelle rughette o non si uniformava per bene. Io però lo riprenderei questo, ma sono comunque piena già di correttori che non vale assolutamente la pena che io spenda 6,95€, se non mi ricordo male, 8,95€ al massimo. Questi soldi per un altro correttore che ho già provato, poi io tendo sempre a variare e mi areno su un prodotto se proprio vedo che è il migliore, il perfetto, cioè posso dire quasi che è perfetto, questo non era propriamente perfetto, era con quella punta di rosa che mi riusciva un po' a contrastare il mio contorno occhi, almeno mi piaceva come mi faceva l'effetto finale sul contorno occhi, e quindi io ve lo consiglio, magari con i saldi se cercate qualche correttore. Mi ispira di Nabla, so che c'è quell'uscita famosa dedicata tutta alla base per il viso, non mi ispira la spugnetta, non mi ispirano i pennelli, cioè è bello solo quello fluffy, quello bello a punta, morbido, però a me ispira il correttore occhi, assomiglia tanto a quello di Tarte. Vabbè, soprattutto anche nel packaging assomiglia tanto a quello di Tarte. Potevano un po' fare qualcosa di diverso in Nabla, ma vabbè, non importa. Cipria,
perfetta per il baking, l'ho adorata e sono contenta di avere il mastellone, perché avevo preso anche quella full size prima di prendere questa, cioè io vado un po' controcorrente, ho quella grande, non la utilizzo, ho utilizzato quella piccolina e l'ho finita. Regalata anche per ben due volte in un giveaway, quindi sono contenta che le vincitrici, ho sbagliato la vocale, hanno un prodotto che per me è un... mi prosto davanti a questo prodotto perché mi piace da morire. È una cipria translucent, quindi traslucida, si chiama Look It della Kat Von D, questa qui, e è ottima per fissare il correttore sul contorno occhi, non mi veniva la parola. Io però di questo prodotto mi vorrei tenere adesso la spugnetta, perché sto utilizzando quello di Primark che non ha la spugnetta e vado malissimo ad utilizzarlo. E no, la confezione non me la tengo perché non ne vale la pena. Aveva 12 mesi di pacco con 5,4 grammi di prodotto, sono andata avanti 4 mesi, sicuri, perché comunque ne serviva poca, non è che io poi mi metta uno strato enorme per fare il baking, mi basta proprio giusto quel picchiettamento per opacizzare la zona e vedermi un poco più piallata. Mi è piaciuta tanto e sono contenta di avere la full size. Sono contenta di aver terminato un fissante make-up, questa della Urban Decay, che puzzava terribilmente, constatato anche dalla mia amica che avevo truccato, l'All Night di Urban Decay. L'ho finito, ce n'è proprio poco dentro, ma faccio ben poco. Cioè, cosa cacchio? Adesso forse si è ripreso, ma non fa più niente, anzi tende a macchiarmi un po' la zona, perché non ho quel getto già rotto, ma è troppo attaccato all'inizio. Allora, che vi dico, che io questa boccetta la vorrei tenere per cercare di vedere se riesco ad aprirla, e si può, grandissimi. Questa boccetta la riutilizzerò perché ho il spray fissante make up alla pesca di Too Faced che mi si è rotto, la pompetta praticamente io l'appigio, mi rimane giù e non mi torna su l'automatismo, e quindi ogni volta devo sempre star lì ad alzare e abbassare. Quindi a me serve un erogatore efficiente come questo, perché questo secondo me è il migliore erogatore in assoluto, normale per il fissaggio, non vedevo questi effetti particolari. L'unica cosa che proprio io non riesco a sopportare è l'odore. 28 euro, ahimè, sono 6 mesi di pouch, sono stata dentro tranquillamente. E sono 118 ml di prodotto utilizzati ogni santissimo giorno. Ho il The Quick, come si chiama? The Quick, una roba del genere da utilizzare. Io sinceramente non prenderò, ce n'è una anche sul giallo fosforescente, non lo prenderò di sicuro. Però magari in formato mini, perché so che rivendono le mini, quelle io vi consiglierei di provarle, perché è per ora, per efficienza finale, uno dei migliori insieme a quello alla pesca che mi opacizza, però ha il pack contro, che il pack si rompe subito, almeno a me si è rotto subito. Sfiga volle che a me si rompe, anzi si ruppe, perché devo passare, usare il prestatore moto. Una matita finita con la scritta, forse adesso non c'è neanche più, no non c'è neanche più, ma questa aveva ancora la scritta Wycon con la J. Quando ancora c'era Wycon con la J, quando ancora c'era Wycon a Padova nella stazione ferroviaria, perché erano lì le prime cose che ho comprato. Io questa matita, la Gold Leaf 14, che sarebbe una matita eyeliner, l'ho presa lì, adorata. L'avevo comprata nel lontano 2013, a novembre, che ero andata in fiera per fare una ricerca di lavoro, ero andata a esporre delle aziende tipo Lidl, banche, aziende grosse che di solito fanno questa preselezione del personale, avevo provato a buttare qualche curriculum, e ho detto, ma sai che c'è, prima di tornare a casa, qualche soldino lo sperperiamo da Wycon, visto che io a Venezia non ce l'ho, ce l'avevo perché mi avevano aperto un punto vendita a Venezia, poi me l'hanno chiuso nel giro di 8 mesi, record assoluto di apertura, e che dire, al suo posto hanno aperto un negozio di maschere, ma già lo sapevate, e per chi non lo sapesse, che tristezza. Cioè, maschere ce ne sono ovunque, soprattutto se maschere cinesi, perché quello è un negozio di maschere cinesi,
Però Wacom non c'è ovunque. Poi dopo me l'hanno chiuso alla stazione ferroviaria di Padova, me l'hanno chiuso alla stazione ferroviaria di Vicenza, forse l'hanno chiuso anche dentro al centro commerciale quella Bassano del Grappa, non mi ricordo più. Devo scrivere a KS su Instagram per sapere se c'è ancora oppure no, perché lei è una cliente abituale di quel negozio. E dov'è che lo hanno aperto? A piove di sacco, che io non ci vado mai perché non è raggiungibile, o a Silea, che non è completamente raggiungibile, quindi una Padova fuori nei campi praticamente e una Silea in provincia di Treviso fuori nei campi. Va bene, no, a Mestre no, a Venezia no, a Treviso no, a Treviso c'è Florma, vabbè, c'è un qualcosa di diverso, ma insomma io voglio recuperare Wacom, perché Wacom mi piace di più di Kiko, lo trovo più bello, con più inventiva, con più qualità, e vorrei prendermi anche la matita di nuovo perché mi è piaciuta troppo, mi facevo quel punto luce su condotto lacrimale che era una cosa fantasmagorica. Una matita da evitare, come la peste bubonica, perché l'ho presa, mi è durata 6-7 applicazioni, perché l'ho consumata nel giro di 6-7 applicazioni. Catrice, la Slimmatic Ultra Prestige Brow Pencil Waterproof da 1,5 mm, quindi di diametro, e ha 0,05 grammi di prodotto, quindi ne avrebbe anche di meno, perché e la matita di Nabla ha 0,085 grammi, perciò questa ne ha 0,050, ancora meno. 12 mesi di PAO, ma potrebbero anche mettere un mese di PAO perché questa l'ha finita immediatamente. Non posso neanche farvi più di tanto lo swatch perché l'ho consumata completamente. Oh, ma questa io l'ho veramente utilizzata 7 volte. 7 volte? No, no. No, io non posso spendere 3 euro e rotti, ma forse anche 4, per una matita che utilizzo 7 volte. Catrice, che cosa mi stai facendo? Un prodotto anche questo che avevo dall'epoca praticamente, un prodotto che ancora compravo quando andavo molto spesso da Yves Rocher, e la matita Zero Defaut, non c'è più niente però mi ricordo la linea, la matita Zero Defaut per le labbra, il primer labbra, che io bocciai drasticamente perché mi alterava i colori dei rossetti sugli stick. Uno molto evidente che mi accorsi era quello di Kiko, un'edizione che non so se ce l'ho ancora nella mia collezione, e questo l'ho utilizzato nell'ultimo periodo come primer labbra, soprattutto per i rossetti da smaltimento, in particolar modo per i rossetti di Essence, quelli col cushion, con la polvere, e assolutamente, diciamo, non in particolar modo, ma proprio sempre costantemente, per i rossetti di L'Oreal. Ecco, il problema è che questo qui non si scioglieva per bene sulle labbra, quindi mi faceva quelle scagliette antiestetiche che mi veniva da fare così, brutto da vedere, ma per fortuna sono riuscita a finirlo e anche a scavarlo. Guardate, guardate, lo metto qui che sicuramente lo metterà a fuoco. Scavato, scavato, scavato. Mai più rivederci. Io secondo me l'ho finito troppo presto, questo fondotinta qui di Debbie, Radiant and Perfect, una buonissima profumazione aveva, un fluid foundation oil free con un fattore di protezione 15, avevo la colorazione 02 in rose nude, presa in offerta 5 euro e qualcosa al Tigotà Venezia. Era già aperto, secondo me, perché l'avevo visto leggermente sporco sulla pompetta. Però vabbè, dai, ho speso 5 euro, forse costava 7 euro, prezzo pieno. Non mi ricordo. Mi ricordo di averlo visto online sugli 8 euro circa. Non mi è dispiaciuto. Forse non proprio la mia colorazione di pelle, tendeva un po' ad andare sul grigio. Però io ho il sottotono rosa, quindi preferisco vedermi smorta col grigio piuttosto che vedermi con il marrone aranciato ossidato così, non mi piace. E mi piaceva il fatto che avesse il fattore di protezione, perché per il periodo che l'ho utilizzato nel mese di maggio c'erano parecchie giornate di sole e di caldo, quindi mi proteggevo anche un po' la pelle da questi raggi. Oil free è vero, perché non mi sentivo questa pelle tutta unta, però non è un fondotinta che reggeva il caldo, almeno io lo sentivo pesante, non mi aiutava tantissimo. E sicuramente non prenderò in considerazione in futuro l'acquisto di questo prodotto. Io rimango fedele al fondotinta di Catrice, l'HD, per questo periodo caldo, che tra l'altro oggi lo sto indossando nel colore 30.
Ma anche il 10 andrebbe bene, solo che volevo vedermi un poco più scura. Sinceramente, il 10 sarebbe stato troppo chiaro. Perciò, che dire, sono 30 ml con 12 mesi di PAO. Non lo fanno più, più che altro lo troverete solo online, perché ho visto ancora chi lo rivende su eBay, perché probabilmente ha delle scorte. E rullo di tamburi, ho già pubblicato la foto su Instagram. Sapete che lì faccio un progetto smaltimento di due blush. Ebbene sì, ho finito i blush della Lady Lia Milano. No, Lady Lia, della Lady Milano, scusate, ho aggiunto una Lia, perché Lady Lia esiste come marchio, no, Lady Milano. Questo qui aveva un 30 mesi di PAO passati, perché avevo preso nel 2015, e 2 grammi di prodotto. Era un rosino marroncino, molto nude, tranquillo, utilizzato con sommo piacere nell'ultimo periodo, non mi è stato per niente pesante. Solitamente però io i blush non li finisco se non me li metto lì, focalizzati, e porto avanti solo quelli. È anche vero che io non ne compro tantissimi, fortunatamente non ho la blushite, non stavo riuscendo a dire blushite, che poi è semplice da dire blushite, ok? Sono veramente contenta. Adesso mi manca quello della Just Cosmetics, che conto di finire nel mese di giugno. Cioè, alla fine mi manca proprio sui bordi, un po', c'è un po' più di prodotto nella parte alta a destra, però alla fine dopo mi è rimasto tutto sui bordi. Si può fare in un mesetto. Poi dopo, per piacere, vi chiedo il piacere, lasciatemi un po' di tregua con i blush, perché almeno per luglio o agosto vorrei utilizzare altro e avere gioie con anche prodotti nuovi vecchi, perché non so, ho molti blush nuovi mai utilizzati ma che hanno almeno un anno, e vorrei utilizzare quelli, anche quelli nuovi di Nabla che ho presi quest'inverno. Sinceramente non sono riuscita più di tanto a testarli. Stavo guardando perché stanno scrivendo sulla chat del lavoro problemi su problemi negli appartamenti, probabilmente sì, qualche aria condizionata che non funziona, che bello. E poi dopo io riprenderò sicuramente lo smaltimento di blush da quest'inverno, contavo da settembre, però vorrei fare da ottobre, anche perché quando finirò anche il blush di Just Cosmetics, comunque questo non si recupera più facilmente, era un inserto di una rivista, quando finirò anche il blush di Just Cosmetics, io per Instagram volevo mettere, alla fine mi sono decisa, di mettere la palette, quella di Kat Von D, la Shade and Light, che vi tiro fuori. E poi dopo vi saluto perché sto facendo un video lunghissimo. Questa è la palette contouring, la Shade and Light, ed è così. È così, insomma, vorrei fare un project pan per riuscire a bucare i due prodotti che ancora non hanno il buco, per portare avanti sicuramente questo, anche questo come buco, e qui posso anche dire che non c'è più il buco perché qua non ho più prodotto, insomma questo sarà il primo che vorrò finire, poi dopo seguirà questo e farò tutti i buchi e possibilmente anche terminarla, anche se dubito di riuscire a terminare la cialda più scura, questa qui, perché la trovo poco sfruttabile, anche se da utilizzare sulle sopracciglia, però io ho tante matite, tanti prodotti in pot, preferisco utilizzare quelli che sono cremosi piuttosto che portare avanti questa che è polvere. E marroni scuri non li posso più di tanto portare avanti perché ho già un quad di Essence nel progetto smaltimento prodotti, quindi quello lo vorrò finire durante l'anno, quindi non posso intercambiarlo con questo. Vediamo insomma cosa fare, però sicuramente l'aggiornamento della grandezza dei buchi ve lo farò vedere su Instagram per questo prodotto da luglio in poi. Ok, ho finito tutti i prodotti di make up che vi dovevo citare, sono contentissima di essere riuscita a terminare tutto questo macello di roba. Sto vedendo che riesco a finire più di un prodotto al giorno. Anche per quanto riguarda giugno, io sono già al 4 prodotti al 2 di giugno, però 0 prodotti di make-up. Però ho contato bene o male quante cose ho, se nel mese di maggio ne ho finite 14, se sono costante e brava e non mi perdo dalla retta via, dovrei riuscire a finirne altre 10 per il mese di giugno. E io mi ricordo che a giugno dell'anno scorso non ne avevo finiti tantissimi, però non voglio sbilanciarmi, staremo a vedere a fine mese di giugno che cosa vi mostrerò
Prima su Instagram, perché ovviamente in Instagram sono più aggiornata, poi dopo un paio di mesi metto anche qui il video su YouTube. Anche se noto che col fatto che sto pubblicando i video ogni giorno, o quasi, almeno da lunedì al venerdì, sto cercando di pubblicare un video ogni giorno, sto diminuendo drasticamente le scorte di video che avevo messo da parte. Ci sta, perché è quello che volevo fare, volevo avere meno video possibili, però comunque sempre quella decina di arretrati, ma magari riuscirò a pubblicare questo video non tra 2 mesi, ma tra 1 mese e mezzo. Mi fa ridere perché cosa vuoi che cambia da 2 mesi a 1 mese e mezzo? Niente, ma vabbè, io vi saluto. Fatemi sapere voi che cosa avete terminato nel mese di maggio, che cosa state terminando adesso, perché magari forse per maggio non vi ricordate neanche ieri che cosa avete mangiato e a maggio non vi ricordate che cosa avete terminato. Boh, fatemi sapere tutto quello che riguarda make-up terminato, se state riuscendo, che cosa non riuscite a terminare perché non vi piace, qualsiasi cosa. Io la smetto di far girare la palette di Kat Von D perché sono sicura che se faccio così mi cade dalle mani. E vi ringrazio per aver visto questo video lungherigo. Lungherrimo, no lungherrigo, lungherrimo, e ci vediamo tra poco, perché adesso ne registrerò un altro, ma quando sarà, per il video dei prodotti di beauty, skincare, cura della persona, terminati sempre nel mese di maggio. Un bacione e alla prossima, ciao!